Benvenuti, come già detto, vi racconto qualcosina su Aperitech. Aperitech è un format di meetup online in collaborazione con le tech community. Ci siamo, vista la situazione, l'emergenza che tutti voi conoscete benissimo, ci siamo organizzati per trasformare i meetup da offline a online, quindi tutti gli appuntamenti con le tech community che prima si svolgevano in diverse sedi d'Italia. Oggi li potete seguire online. Per conoscere il calendario degli eventi, vi sto facendo vedere adesso, vi sto sharando lo schermo, quali sono i canali principali. Abbiamo un canale Telegram che aggiorniamo costantemente, un Dev Calendar, una community su Facebook dove troverete anche dei contenuti post-evento, quindi vi comincio ad informare che la registrazione di questo meetup sarà disponibile e la posteremo anche nella tech community. E oltre alla piattaforma community che tutti conoscete, da cui venite, vi faccio vedere anche la piattaforma Events, dove trovate anche gli altri contenuti online che sono presenti in questo periodo, quindi non solo gli online meetup, ma i free webinar, le coding challenge, il Dev Magazine, dove potervi aggiornare con i nostri articoli sui vari topic per sviluppatori e i training programs. Quindi in questo periodo abbiamo un po' intensificato le attività online. A proposito di questo, vi faccio conoscere anche format che abbiamo ideato e lanciato in questo periodo è il Dev Lunch Box. Tutti i giorni alle 13:30 vi potete connettere sulla piattaforma codemotion.com oppure sul nostro canale Facebook e seguire uno speech, un talk dei nostri speaker dalla durata dai 5 ai 20 minuti, quindi proprio un pranzo insieme per rimanere sempre aggiornati. Questi sono i meetup in programma di questa settimana. Ne abbiamo uno anche questo sabato, il primo meetup che facciamo di sabato. Qui all'angolino vi ho infilato il prossimo meetup diretto di Codemotion, un panel per avere consigli e togliervi tutti i dubbi per come diventare tech leader, come intraprendere la carriera, diciamo, successiva a quella del developer. Per interagire durante questo meetup vi do alcune informazioni per chi fosse, diciamo, nuovo in Zoom. Allora, durante il talk di Antimo potete tranquillamente intervenire live utilizzando il Raise Hand, vi darò la voce e potrete quindi interrompere tranquillamente Antimo e farvi direttamente delle domande. Se non ve la sentite di partecipare live, potete scrivercele in chat, le leggerò io per voi. Quindi sentitevi pure liberi di intervenire in qualsiasi momento. La mia presentazione termina qua. Adesso stoppo lo share del mio schermo. Lascio la parola ad Antimo e vediamo se sono arrivati dei commenti in chat. No, perfetto. Quindi audio ok. Io tolgo il disturbo, lascio la parola ad Antimo e ci vediamo fra poco con le vostre domande. Ok, vediamo. Vedete tutti le slide? Mi date un ok in chat? Per me ok. Ok, attendiamo soltanto qualche minuto prima di partire. Ok, come ha detto Fabiana, insomma, io amo molto interazioni durante la sessione, quindi insomma, interrompetemi qualora ci siano domande, dubbi su quello che vedremo. Questo meetup è di circa un'ora. Di solito appunto il range è di un'ora e mezza, però volevo concentrare all'interno di quest'ora tutto il contenuto e le demo. In particolar modo le slide da questo punto di vista hanno pochi insight, pochi contenuti. Quello che è veramente core di questo meetup è poi la demo perché realizzeremo veramente una dashboard basata purtroppo sul Covid-19. E questa dashboard sarà una dashboard che andremo a mettere online, quindi live tramite appunto un server. In particolar modo, quello che utilizzerò durante la demo è Jupyter Notebook,
immagino che qualcuno di voi conosca Jupiter, lo vedremo rapidamente durante la sessione e quant'altro, ma appunto, diciamo, poi vi slide, ve le condivido e quindi, insomma, all'interno delle slide troverete tutti i riferimenti ai pacchetti di Python e tutte le librerie che stiamo utilizzando all'interno del Jupiter. E anche appunto gli strumenti con cui poi potete realizzare anche voi tutta la parte di dashboard. Naturalmente tutto quello che utilizzerò è tutto open source, quindi a partire dai dati e fino appunto a arrivare insomma al codice sorgente. Ok, direi di partire, mi presento, sono Antimo Musone. Sono un senior manager di Ernst & Young e co-founder di Fifth Ingenium, che è una startup che si occupa di innovazione. Mi occupo di innovation a 360 gradi per grandi, medie e piccole aziende. Il mio ruolo è di trasformare le esigenze di clienti in realtà e di aiutarli soprattutto in soluzioni innovative che possono riguardare il machine learning, che possono riguardare la cloud transformation, la mixed reality e tutto il mondo dell'innovation che oggi sta stravolgendo il business. Inoltre sono un Microsoft MVP per l'AI e un Intel Innovator, quindi collaboro con diverse community e diversi programmi che riguardano tutta la parte di machine learning e innovazione lato hardware. Vi invito a entrare in contatto con me su LinkedIn, dove sono molto attivo, o su Twitter, o comunque se avete domande, dubbi, insomma, potete scrivermi via email. Ok, partiamo a questo punto. Agenda, quindi l'agenda sarà una breve carrellata su Jupiter, in particolar modo Jupiter come prodotto open source è utilizzato e, da diversi cloud provider. In particolar modo oggi quello che utilizziamo è Azure Notebook perché appunto è uno dei tanti cloud provider che lo offrono in modo gratuito, quindi non c'è bisogno di una sottoscrizione, non c'è bisogno di una carta di credito, c'è solo bisogno di un Microsoft account per poterlo utilizzare. Ci sono anche altri servizi, in questo caso noi stiamo utilizzando Azure Notebook, ma soltanto per una mia, diciamo, per una mia conoscenza approfondita dello strumento, ma esistono anche tanti altri strumenti che vedremo. E poi, quindi, carrellata quindi su Jupyter Azure Notebook, Dashboard, a questo punto ci concentreremo sulla demo e poi question answer, ma questo insomma possiamo farlo anche durante la sessione. Ok. Jupiter, benvenuti nel mondo di Jupiter. Jupiter è uno strumento open source che nasce per sviluppare e creare dei codici vivi, come si suol dire, delle visualizzazioni, delle programmazioni vive che vengono mixate a classica documentazione. Jupiter, possiamo guardarlo anche come un Word, quindi come un hypertext program in cui testo e codice vanno insieme e contemporaneamente abbiamo che implementa un moderno pattern di computazione che è chiamato Interactive Computing. Interactive Computing è la possibilità di interagire in modo rapido e veloce con la parte di calcolo e Jupyter ci offre quindi un ambiente completo che ci permette di avere a disposizione una serie di strumenti che vanno dallo scrivere codice a documentarlo, a visualizzare i risultati e ad effettuare e a utilizzare algoritmi, ad esempio di machine learning o comunque altri algoritmi di statistica e quant'altro. Tutto in un unico strumento, quindi non andremo fuori, non utilizzeremo altri programmi, ma soltanto un solo programma che è appunto il Notebook. Quindi Interactive Computing, non vi spaventate appunto, viene definito come lo scambio rapido di informazioni input-output tra un computer e un utente. E diciamo che Interactive Computing è un pattern, è una metodologia che è stata implementata da diversi framework, diverse tecnologie, in particolar modo IPython è uno dei precursori e IPython, diciamo, è il padre di Jupyter Notebook.
Infatti, Jupyter Notebook nasce con IPython in particolar modo 3.0 e nasceva come un ambiente dedicato semplicemente a Python nella versione 3.0. Quindi era un unico prodotto monolitico in cui si poteva appunto utilizzare soltanto un linguaggio di programmazione Python o comunque altri linguaggi come R e Julia, ma era semplicemente limitato da questo punto di vista. Dopo c'è stata un'evoluzione e quindi si è creato IPython 4.0, che è diventato un framework agnostico dal punto di vista del linguaggio e che permette quindi lo sviluppo e l'utilizzo di Jupyter Notebook in diversi linguaggi. Infatti, una delle principali caratteristiche di Jupyter e la possibilità di poter utilizzare diversi linguaggi di programmazione. In questo talk noi utilizzeremo Python, e, insomma, per il numero di esempi, per tutta la comunità open source che esiste, ma potete utilizzare Jupyter Notebook con diversi linguaggi di programmazione, da Go a Ruby a C Sharp a Java. Quindi, e questa è la potenza di questo strumento che ci permette che ci offre uno strumento visuale di programmazione, quindi una sorta di IDE. Però un'idea che ci offre una interazione molto più spinta perché vedo i risultati man mano che scrivo codice. Quindi immaginate che man mano che scrivete codice ottenete dei risultati. Così appunto Jupyter Notebook lavora. Però diciamo, e questo vi mostro la sua architettura, sotto abbiamo un'architettura ben definita in cui il client, che qui sulla mia sinistra, ci permette di interagire con un server in cui ho una web page in cui viene mostrato il mio notebook o N notebook. Vedremo appunto che esistono diverse versioni che il sistema che Jupyter mette a disposizione a partire dal lab o da altri strumenti. Vedo, che cos'è? Una domanda? No. Un commento di Mauro. Sì, C'è che dice? molto lag. C'è molto lag. Ah, c'è molto lag? Scusate, provo. Ok, provo a non muovermi. Ok, quindi l'architettura di Jupyter è questa che vedete a sinistra, in cui ho un client, un server, quindi all'interno del server ho i miei notebook che in buona sostanza rappresentano un file JSON in cui vado a trascrivere codice e documentazione. Questo codice viene eseguito tramite un pattern, tramite un protocollo 0MQ, con un sistema, un kernel, che può essere sviluppato in diversi linguaggi e che vediamo a destra. In particolar modo è nato come Python questo kernel, ma con le versioni successive di IPython, in particolar modo 4.0, oggi è possibile sviluppare kernel in diversi linguaggi, quindi tutti i linguaggi che vi dicevo prima, dal C Sharp a Java e così via. Si sente meglio? Allora, ci segnala sempre Mauro che non vede lo schermo. Io lo sto vedendo. C'è qualcun altro che sta avendo questo problema? Perché a volte magari toccando un po' le finestrine di Zoom potrebbe scendere giù la visualizzazione, perché io lo vedo bene. Per me è tutto ok. Io vedo e sento bene. Ok, allora chi ce l'ha segnalato forse ha mandato la finestrina di Zoom dietro ad Ok, altre finestre. Ok. va bene, vado avanti, tempo è tiranno. Ok, quindi per quanto riguarda Jupyter esistono diversi hosting gratuiti appunto su web, in particolar modo MyBinder appunto vi permette addirittura di eseguire un notebook presente in GitHub, quindi se avete voglia di testare per esempio un notebook che trovate all'interno di un progetto open source all'interno di GitHub, potete semplicemente incollare il link di quel notebook all'interno di MyBinder e MyBinder andrà a renderizzare quel notebook. Poi vedremo appunto Azure Notebooks, altri appunto hosting gratuiti di Jupyter sono per esempio Colab di Google, che è appunto abbastanza famoso, e poi anche Kaggle, che è molto famoso per la parte di competizione. Prima di andare avanti, però, vi voglio mostrare Jupyter.
Vi mostro il mio. Ok. Ok, questo qui che vedete, ops, My Binder. Quindi all'interno di MyBinder, come vi dicevo prima, c'è la possibilità appunto di andare a recuperare un progetto di GitHub e inserendo l'URL all'interno del quale appunto è presente questo notebook, c'è la possibilità appunto di renderizzarlo. Altro notebook che vedremo appunto è questo qui, c'è questo pop-up che mi dà fastidio, vabbè, non fa niente. Ok, quindi dicevo, altre possibilità di poter testare Jupyter. Jupyter appunto con, abbiamo la parte di Jupyter Lab, che è sempre questo qui di Binder, che è un ambiente un po' più integrato, in cui, un ambiente un po' più completo in cui ho diversi notebook a disposizione, quindi non un singolo notebook che è un singolo, possiamo affinarlo come un singolo programma, ma ho a disposizione la possibilità di poter lavorare con diversi kernel contemporaneamente sullo stesso ambiente. Che cosa vuol dire? Che magari appunto sviluppo un notebook in Python, sviluppo un notebook in C Sharp e così via. Questo è il Lab. Il Lab è che è l'ultima versione di Jupyter e praticamente è un ambiente molto più, diciamo, complesso rispetto al notebook, in cui ho diverse funzionalità, a partire, per esempio, dal GCE, questi qui, vedete, questo è un notebook in cui ho un mix tra testo e codice, in particolar modo questo qui è Python. Queste sono immagini e testo che voi potete inserire e man mano che io scorro questo file posso eseguire le diverse istruzioni. Vedete, nel momento in cui clicco una cellula, questa è una cellula di codice, viene marcata appunto come codice, mentre questo qui viene marcato come una cellula di markdown, quindi una cellula di testo sostanzialmente che non eseguisce codice. Nel momento in cui clicco qui, su questa cellula, che cosa succede? Che tramite il protocollo viene mandato questo codice al kernel che lo esegue e restituisce l'output, e l'output appunto viene renderizzato all'interno di questo notebook. Addirittura questo notebook utilizza dei controlli appunto di interactive che vedremo, che servono appunto a rendere anche interattivi questi notebook. Quindi non soltanto abbiamo un risultato un'immagine statica, ma c'è anche la possibilità di poter lavorare con queste immagini. E infatti, utilizzando proprio questo plugin, noi riusciamo a costruire una dashboard che non soltanto mostra un grafico, ma dà anche la possibilità di poter interagire con questo grafico andando, per esempio, a modificare alcuni filtri. Vi dicevo, qui c'è un vero e proprio file explorer in cui ho diversi file e addirittura mi dà anche la funzionalità di poter leggere i file più comuni da un classico PDF ad un file CSV. La grande potenza di Jupyter è la possibilità di aprire file di CSV di centinaia e centinaia di mega, cioè cose che non uscite, cioè uscite anche in Excel, in Microsoft Excel, però Microsoft Excel non nasce per gestire grandi mole di dati. Qui all'interno appunto di Jupyter possiamo. C'è una domanda? Sì, qualcuno che ha aperto il microfono, parli pure, ti faccio coraggio. Si sente malissimo. Allora aspetta che glielo ritolgo. Ok, vai, procedi pure. Cioè, non gliel'avevo dato, l'ho aperto, ma forse non se n'era accorto. Vai, procedi pure. L'altra appunto qui è disabilitato, ma qui diciamo in un ambiente a pagamento c'è la possibilità appunto anche di avere una console, quindi una bash con cui potete interagire con l'ambiente. Ad esempio, se in questo kernel, i kernel di solito nascono con Python, appunto la versione Python che volete installare, ma poi tutta la parte di pacchetti che installate con Pipe non vengono installati, cioè vengono installati quelli di default, e nel momento in cui avete bisogno di un nuovo pacchetto all'interno del vostro kernel, lo andate a installare appunto tramite questa console. Questa console appunto, vedete, se provo a fare così, pipe install, naturalmente non do nessun pacchetto. Ops. Ecco,
Vedete, esegue il comando di Python. Naturalmente non gli ho dato nessun pacchetto da installare e così va, diciamo, mi ha dato questo errore. Però in caso in cui volessi installare un pacchetto, appunto, andrei ad specificarlo. Ad esempio, il pacchetto che poi noi utilizzeremo è Folium. Folium, che è un package che serve appunto ad creare delle mappe interattive. Ecco, in questo momento lui ha installato su questo kernel il pacchetto Folium che andrò ad utilizzare all'interno del mio foglio, perché appunto all'interno del mio foglio adesso potrò anche importare un nuovo package che si chiama Folium. Vedete, ha eseguito senza darmi errore, quindi ha importato un nuovo package che prima non aveva. Quindi, detto questo, quello che vedremo naturalmente non è Lab, perché non ci interessa in questo momento Jupyter Lab, ma andremo appunto ad utilizzare la versione ridotta, la versione appunto Notebook, che è questa qui, in cui in buona sostanza vado a creare dei nuovi file, dei nuovi Notebook. Nel momento in cui, vedete, creo un nuovo file, questo è un file vuoto, all'interno di questo file andrò ad inserire una serie di informazioni, una serie di istruzioni. La prima istruzione che andrò ad inserire è l'import appunto dei namespace e dei package. Ritorno alle slide a questo punto. Gli ultimi 30 minuti vorrei appunto concentrarmi sulla parte di notebook. Allora, in particolar modo, quello che vediamo adesso è una carrellata di library che verranno utilizzate all'interno del nostro notebook per appunto renderizzare i dati. In particolare Seaborn, che forse è una delle più conosciute, è una library che ci permette appunto, partendo da un panda, da un data frame, che è l'oggetto appunto, la matrice, diciamo così, all'interno appunto del nostro notebook, o partendo da array, che sono appunto gestiti da NumPy, ci permette appunto di creare dei grafici appunto molto accattivanti e molto, diciamo, utili alle nostre esigenze di business. In particolar modo appunto abbiamo diverse, al di là degli istogrammi, al di là appunto dei grafici a torte, appunto non ve li mostro perché appunto li do per scontati, esistono appunto delle funzionalità molto avanzate come Face Grid, che dato una matrice, immaginate una matrice in cui ho colonne, una matrice che riguarda la critica, la valutazione dei film, no? Quindi ho una valutazione che è composta in questo modo, quindi ho tante colonne e quanti sono i generi, e poi ho una riga invece in cui è specificato l'anno. E in questo caso, per esempio, voglio una valutazione del rating basato sugli anni e sul genere. In questo caso utilizzo un face grid in cui gli do, ok, guarda, mi devi creare n grafici in cui il numero totale sarà dato dal numero di righe per il numero di generi, cioè il numero di colonne. Il risultato è un qualcosa di genere, quindi con due, diciamo, con 4-5 righe di codice ho creato un grafico che mi mostra appunto la distribuzione del rating dei miei generi, dei diversi generi per i diversi anni. Vedete qui. Riesco a fare zoom. Quindi ho anno 2008 genere action, anno 2009 genere action, anno 2008 adventure e così via. Quindi questo mi ha appunto creato una matrice di grafici che è dato dal numero di righe per colonne. Vado avanti. Poi abbiamo il KDplot, che anche lui è un altro strumento molto potente che ci permette appunto di creare delle densità di probabilità. Qui per esempio viene appunto mostrata la densità di rating sia da parte dell'audience, quindi degli utenti finali, sia da parte della critica, sempre dello stesso dataset dei film. E diciamo sì, a diversi livelli, a diverse graduazioni questo grafico. Poi abbiamo il joint plot, che ci permette appunto di fare un join di diversi punti, di diversi grafici, appunto questo è utilizzato soprattutto sulla parte di forecasting.
Vado veloce perché tanto queste cose poi le rivedremo nella dashboard. L'heatmap, che appunto io conosco, appunto, è una funzionalità che mi permette di mostrare le funzionalità di correlazione su una matrice di valori, in cui praticamente sull'heatmap, appunto, o vengono plottate vengono appunto, di solito su un heatmap abbiamo sia sulle righe che sulle colonne abbiamo le stesse caratteristiche. In questo caso appunto è stata plottata la riga modello, quindi la colonna modello è stata correlata con tutte le altre caratteristiche che erano presenti. Quindi il modello e l'auto, e qui invece abbiamo il numero di la velocità, i cavalli e quant'altro. Altro pacchetto interessante che utilizzeremo all'interno della Dashboard è Forium. Forium è utilizzato per creare delle mappe interattive nei nostri grafici, nei nostri dashboard, scusate. E in particolar modo in questa dashboard che creiamo, praticamente abbiamo come GPS, come dato grezzo, abbiamo le coordinate GPS dello stato, in cui avremo un numero di vittime, un numero di contagiati, un numero di ricoverati. E utilizzando appunto Forium c'è la possibilità appunto di creare delle mappe interattive che sfruttano OpenStreetMap, che è un progetto appunto molti di voi conosceranno, che è un progetto open source di mappe. E oltre appunto a renderizzare la singola mappa, abbiamo anche la possibilità di giocare con queste mappe aggiungendo marker o disegnando delle aree. Non qualsiasi cosa, però a questo punto mi Era una domanda? No, non era una domanda. No. Ok, vado avanti. Possibilmente magari utilizzate il Raise Hand, così sappiamo che state per intervenire e vi diamo la parola, vi supportiamo. Ok, l'altro è il IP widget, che è sempre un altro package all'interno del nostro kernel che sarà installato, che ci permette appunto di creare dei widget con cui interagiamo con i grafici. Ad esempio, qui diciamo semplicemente importando la libreria widget e utilizzando la funzione sliders, mi crea appunto uno sliders con cui praticamente questo valore di questo sliders, cioè muovendo lo sliders da sinistra verso destra, da destra verso sinistra, ho un valore. Questo valore viene scritto all'interno di una variabile che posso utilizzare all'interno del notebook. Ci sono anche widget che possono appunto interconnettersi tra di loro. Vedete, qui c'è una text box in cui viene scritto un valore e questo valore va ad movimentare lo slider che c'è sotto. Vi mostro appunto questi widget perché saranno all'interno della dashboard e permetteranno di filtrare i dati all'interno della dashboard. L'Interact è diciamo, un'evoluzione del JP Widget, infatti diciamo, anche per semplificare l'utilizzo di questo pacchetto, l'Interact, data una funzione, data degli input, genera lui automaticamente un controllo. In questo caso, per esempio, vabbè, anche qui bisogna installare un pacchetto. Una volta installato appunto il pacchetto che si trova appunto all'interno sempre di Widget, definisco una funzione f di x che ritorna x, quindi una funzione che dato 10 ritorna 10. Quindi nel momento in cui faccio interact vado a richiamare il widget e in particolar modo è un widget che sostanzialmente si trasforma in uno sliders. Questo vedete nel caso in cui impongo appunto un valore, nel caso in cui n valori dove appunto n valori sono specificati dalla funzione, nel caso in cui specifico un solo valore mi dà una choice, quindi interact dove x uguale true o false mi dà una choice. E infine, quindi avete visto per esempio adesso il notebook che è all'interno appunto di un all'interno de, all'interno di Jupyter e di per sé insomma darlo a un utente finale diventa molto difficile, quindi una persona dovrebbe collegarsi all'interno del vostro Jupyter, dovrebbe appunto aprire il notebook e fare run.
Per evitare tutto ciò, appunto, c'è Voilà, che tra l'altro è anche sponsorizzato da Jupiter. All'interno del sito, appunto, di Jupiter troverete proprio alla fine della sezione, appunto, come realizzare delle fantastiche dashboard. C'è appunto Voilà. Voilà è sempre un progetto open source che si installa sempre nel vostro kernel, quindi andrete ad installarlo nel vostro kernel. E che cosa fa Voilà? Prende in pasto il file che il vostro notebook, che ha estensioni IP, IPYNB, e lo trasforma in una pagina web, quindi lo indizza come una pagina web che viene ospitato sul vostro, appunto, sul vostro server. Questo lo vediamo appunto durante la demo. Ok, rapidamente, Azure Notebook, perché utilizziamo un sistema, un Jupyter ospitato presso appunto un cloud provider come ad esempio Azure? Adesso sto prendendo l'esempio Azure, ma anche Google ha il suo notebook, ma anche Amazon ha il suo notebook. Oggi, per quanto semplice è l'installazione del Jupyter, comporta una serie di complessità, soprattutto laddove si va ad lavorare con determinati pacchetti, si va a lavorare con determinati problemi, per esempio andando a lavorare su problemi, per esempio, di deep learning, e andando a risolvere quindi problemi di image recognition o di object detection, avete bisogno di GPU, avete bisogno di tanto calcolo e di, diciamo, macchine in parallelo. Ecco perché a questo punto si preferisce utilizzare una versione hosting, quindi di Jupyter, che al caso può scalare o meno per i vostri fabbisogni. Naturalmente, Anzi, come mo, scusami, perdonami, dimmi. stavo cercando il momento giusto per interromperti. C'è Rino che dice, prima nel codice di Interact ho visto il punto e virgola, il che è insolito in Python. Perdonami, non conosco bene il codice, scusatemi se l'ho detto in maniera errata. Lo puoi trovare nella chat il modo in cui l'ho scritto in maniera corretta. Sì, questo qui, sì, questo l'avevo ripreso dal loro sito ufficiale. Sì, effettivamente non mi ero accorto neanche del punto e virgola, non so perché hanno aggiunto il punto e virgola, però è ripreso dalla loro documentazione ufficiale. Non ci ho Ok, fatto caso, però scusami insomma, l'interruzione. sì, no, non ti guardo. Grazie per la segnalazione, sì, andrò a verificare. Ok, va bene, quindi l'altra. Vado avanti perché diciamo il tempo è tiranno. Quindi, in buona sostanza, utilizziamo Jupyter in hosting soltanto per una questione appunto di setup. Il setup appunto può essere a volte diciamo complesso, però diciamo una volta che è stato effettuato il setup e si ha a disposizione Jupyter Lab e tutta la parte notebooks, è facilmente gestibile perché possiamo creare tanti kernel a seconda delle esigenze dei nostri notebook e così via. Quindi vi dicevo, è un ambiente self-hosting, e c'è una quota gratuita, mi sembra forse di, non mi ricordo se è di 4 ore al giorno e non mi ricordo quanta giga di RAM potete consumare, però insomma per girare, insomma, per far girare delle piccole dashboard non c'è problema. Infatti la dashboard che realizziamo appunto è fatta interamente su Azure Notebooks. E per accedere avete a disposizione semplicemente, ci serve semplicemente un Microsoft account, e nel momento in cui avete bisogno di scalare dal punto di vista delle prestazioni, potete acquistare a parte delle macchine appunto su Azure, che nel momento in cui lanciate il notebook le pagate, ma nel momento in cui non lanciate, non utilizzate quel notebook, le spegnete e non pagate nulla. Ecco per questo dico, invece di installarvelo tra virgolette in casa e quindi acquistare dell'hardware, da questo punto di vista il cloud ci dà una grande mano nella scalabilità. Nella versione gratuita, però, non possiamo installare su Azure Notebook dei pacchetti. Quindi, da questo punto di vista, è un po' una rottura. Infatti, l'unico pacchetto che non era compreso all'interno dell'Azure Notebooks che voi là, l'ho dovuto installare su una macchina, diciamo, dedicata. Però, insomma, questo è un particolare, nel senso è una volta che avete realizzato il notebook lo potete ostare ovunque con voi là. È importante che avete un ambiente Python. Ok, dashboard.
La dashboard che stiamo realizzando praticamente è una dashboard che sfrutta i dati della Johns Hopkins University. In particolar modo, Johns Hopkins University ha messo a disposizione su GitHub questi dati e che aggiorna costantemente, ogni 2 o 3 giorni c'è un aggiornamento. In particolar modo sono dati su appunto da diverse tipologie di dati, allora per paese e dei dati appunto su persone infette, persone appunto sui casi confermati, sui ricoveri e sui decessi. Questa dashboard, questo progetto che è su GitHub, quindi open source, potete clonarlo, eccetera, eccetera, a sua volta alimenta questa dashboard che non so quanti di voi abbiano visto in questi giorni, comunque queste settimane è comparsa più volte anche sui telegiornali, insomma, è diventato un po' un riferimento per molti nel mondo appunto per vedere l'andamento del coronavirus. Detto questo. Oops. Ok, naturalmente non sono questi dati dell'università, derivano appunto da diverse fonti, in particolar modo all'interno del progetto vengono dichiarati che loro vanno ad effettuare un crawling, un'aggregazione di dati da diverse fonti e poi li mettono a disposizione in un formato unico che vedremo adesso. Ti Ok. interrompo, esatto, ti interrompo perché c'è un Sì. raised hand. Vai Mauro, parla pure. Perfetto. Come mai sono stati utilizzati questi dati e non quelli della Protezione Civile che mette a disposizione su GitHub? Grazie. E guarda, perché in questo caso è una dashboard worldwide, non era quella, non, sinceramente non l'ho vista quella della protezione civile, ma immagino che riguarda soltanto i dati italiani. In questo caso i dati sono worldwide, quindi per tutti i paesi. E diciamo, questa dashboard infatti ha una visione globale che vediamo adesso. Ma non ho visto quelli della protezione civile, immagino che siano soltanto quelli italiani, però nulla vieta di. Sì. No, quelli della Protezione Civile sono solo italiani. Sì, guarda, nulla vieta appunto di riprendere quei dati, molto probabilmente hanno lo stesso formato, di buttarli dentro e giocare un attimino con Folium e vedrai a presentarli Ok, per leggere. perfetto, perfetto, grazie Ok, vado alla demo. Ok, quindi mi vado di share, mi vado qui. Allora. Dato poco tempo, va bene. Ops, questo lo chiudo. Dov'è il nostro fantastico notebook? Ok. Ok, vediamo. Quindi nel momento in cui accedete a Notebooks di Azure, vi chiede appunto di creare un progetto. In questo caso io ho creato Meetup. E nel momento in cui create il meetup, adesso vabbè, ci sono alcuni files perché li ho creati già, io ho già fatto una prova in caso in cui ci fossero dei problemi, quindi vi mostro già il file finale. E nel momento in cui create il vostro progetto, vedete, dovete startare il progetto perché inizialmente è stoppato, poi nel momento in cui cliccate su qui, avvia appunto il running for free. Creo un notebook, a questo punto scelgo come linguaggio Python 3.6 e lo chiamo appunto Meetup COVID. Ok. Ho creato un nuovo file, lo apro. La prima volta che lo aprite dovete stare attenti al fatto appunto che qui si stia inizializzando il kernel. Perché appunto, vabbè, essendo anche in ambiente gratuito, questo kernel ogni tanto va e viene, però cosa importante è che appunto lui inizializzi il kernel, quindi che ci sia sotto il Python 3.6 e voi appunto cliccate su Trust perché appunto vi fidate di questo kernel, perché magari appunto potrebbe essere anche un kernel, diciamo, con qualche codice, diciamo, non proprio idoneo alla sicurezza e quindi gli date un ok ufficiale, perché teoricamente questo Jupyter Notebook voi lo potete installare anche in locale, in notebook, e collegarvi a una qualunque macchina su rete. L'importante è che sia raggiungibile, quindi il kernel può essere ovunque.
Quindi immaginate, ecco perché c'è appunto questo flag trusted, quindi perché ho fiducia in quel kernel che può risiedere ovunque. Detto questo, primo step. Il primo step è importare tutta la parte di librerie. Librerie che gran parte già, insomma, vi ho nominato, a partire appunto da Seaborn, JP Widget, Folium e così via. Quindi primo step, importo queste librerie e faccio run. Quindi un primo check è capire appunto se tutte le librerie all'interno di quel kernel siano presenti. Ok. Vedete, nel momento in cui lo eseguo mi dà un numeretto. Il numero è importante nell'esecuzione degli step perché appunto molte volte potete, diciamo, si fa confusione nel dichiarare dei variabili dopo, eccetera, eccetera. L'esecuzione, il numero di esecuzione è importante nell'ordine appunto di modifiche di variabili e di oggetti. Detto questo, quindi il primo step è questo. Secondo step è il recupero dei dati. Quindi, allora, il recupero dei dati può avvenire in diversi modi. In particolar modo, quello che vi faccio vedere adesso è questa istruzione, appunto, che fa parte del framework Pandas. Pandas, appunto, è l'ABC nel nostro notebook. È un framework, è una serie di librerie che ci permette di manipolare gli oggetti, di trasformarli in CSV, scusate, in matrici. In particolar modo, che cosa sto dicendo? Posso leggere un file sia in locale, quindi per il locale intendo, ops, qui, questo è un file locale, sia da un URL. Se prendo questo URL e lo metto all'interno del mio browser, questo URL punta proprio al GitHub appunto della University, che in questo caso dovrebbe essere qui, ecco qua, punta a questo GitHub. All'interno di questo GitHub, in particolar modo, punta ai diversi file che sono all'interno di questo GitHub e vado a scaricare questi dati e li scarico all'interno del mio Jupyter Notebook. Chiudo qui perché sto aprendo troppe finestre in questo momento. Scusatemi. Ops, ops. Ok. Quindi, innanzitutto scarico 1, 2. Quindi scarico tutta la parte di dataset riguardanti i decessi, tutta la parte di dataset che riguardano invece i casi confermati, tutta la parte di dati che riguardano invece i ricoverati e poi l'ultimo dataset che appunto è chiamato country è praticamente uno spaccato su paese in cui appunto vengono riportati i totali. Invece nei diversi appunto questo qui viene appunto riportato invece uno spaccato settimanale. Però adesso indaghiamo su questi dataset come sono distribuiti. Quindi, che cosa mi serve adesso? Mi serve appunto lanciare questa esecuzione e lui che cosa ha fatto? Ha preso questi files, quindi ha preso i CSV, li ha scaricati e li ha salvati sotto forma appunto di CSV di files. Quindi adesso sono presenti all'interno del vostro appunto storage. Questo che cosa vuol dire? Che ogni volta che voi fate run appunto sul vostro notebook, lui andrà a riprendere i file aggiornati giorno per giorno e a ricaricarli. Detto questo, andiamo a capire come sono fatti questi dati, no? Quindi, nel caso appunto io ho diversi, quindi leggo i file e li trasformo in dataset. In particolar modo questo dataset che è chiamato questo dei decessi, se invoco una funzione che è chiamata HID, mi va appunto a dare un sample del dataset mostrandomi le colonne e un sample dei diversi dati che sono qui dentro. Quindi vedete che in questo caso mi dà appunto diverse colonne, provincia, stato che andremo a eliminare perché insomma non è sempre popolato, la country, latitudine e longitudine che utilizzeremo all'interno della mappa e le settimane, dove appunto vengono mostrati i numeri progressivi. Potrei appunto fare anche un'altra analisi a capire se ci sono dei campi vuoti all'interno di questo dataset, invocando un comando appunto che è chiamato ISNA, quindi va a verificare se ci sono dei nullable value. In particolar modo appunto mi dice che per alcune province ci sono, le province appunto sono valorizzate, altri, per altre no.
trovo dire che ci sono dei valori nave. Infatti andremo poi ad escludere, a fare una sorta di pulizia, perché questi dati appunto non sono compilati per tutti. Detto questo, vado avanti. Naturalmente potrei fare lo stesso anche per le country. Se vi mostro country e faccio punto read, vi mostro che l'altro dataset che invece differisce rispetto al precedente, dove vedete qui abbiamo i totali rispetto al precedente che invece vi dava lo spaccato per settimana, qui invece dà un totale sempre per country e dà sempre appunto i dati sono per confermato, cioè per casi appunto confermati, decessi, ricoverati e così via. C'è anche un'incidenza sul calcolano un incidence rate che qui insomma, non è spiegato molto bene, però dovrebbe essere l'incidenza di contagio, e qui poi c'è una mortality rate e appunto viene appunto data la percentuale sul totale che riguarda la mortalità. Detto questo, andiamo avanti e per esempio alcune colonne che noi vediamo nella country non sono utili al nostro scopo, per esempio ISO 3 appunto che riguardano la classificazione del paese possono essere eliminate, più diciamo altre informazioni che in questo momento non ci interessano, come il numero di persone testate, vedete che ha sempre un valore NA, vuol dire che non è valorizzato, e le persone in ospedale, quindi alcune di queste informazioni non sono presenti, le elimino con questo comando che drop, quindi elimino queste colonne e queste informazioni, perché successivamente quello che voglio fare è analizzare un po' meglio i miei dati tramite una matrice di correlazione. La matrice di correlazione che è una funzionalità che è sempre, che guarda sempre la... country, che guarda, che è sempre la funzionalità nativa di Pandas. Che cosa ho sbagliato? Country. Ah, sì. Ho sbagliato il nome della variabile. Country. Okay. Mi dà una matrice appunto di correlazione, quindi come i decessi o comunque il numero di correlati o il numero di persone contagiate sono tra di loro correlate. Questa correlazione la posso anche plottare con una heatmap. E su questa heatmap praticamente viene mostrata una correlazione positiva che più 1 e anche una correlazione appunto, questa è la correlazione tra 0 e 1, non c'è la parte di negatività, quindi viene mostrata una matrice di correlazione in cui vengono trasposte le colonne, infatti qui abbiamo le stesse colonne, le stesse righe, le stesse colonne, e dove c'è 1 appunto perché i valori sono, stiamo facendo appunto la correlazione sui stessi valori, mentre appunto su altri ci sono appunto dei valori diversi. Purtroppo vedete come per esempio i decessi sono molto correlati ai ricoveri, quindi c'è una notevole correlazione tra decessi e ricoveri. Ok. Detto questo, vado avanti perché diciamo il tempo è tiranno e adesso andrò ad utilizzare una serie di funzionalità che vanno ad rinominare le colonne, perché appunto voglio un attimino rimuovere alcune colonne come province e stati e andando a rinominare anche altri in paesi. Questa è un'operazione appunto, arrivato qui. Se a questo punto vi mostro di nuovo country, vedete che adesso è cambiata leggermente, appunto sono state eliminate alcune colonne e diciamo ho ottenuto soltanto quelle che mi interessano di più. Un'altra operazione che voglio fare adesso è per esempio recuperare i totali. Nel recuperare i totali posso recuperare i totali di tutti i paesi, perché qui appunto viene mostrato il totale per paese, ma se volessi appunto recuperare tutti i totali posso utilizzare appunto una funzionalità che è chiamata appunto sum, che va a sommare all'interno di questa colonna confirmed. A questo punto il dato viene messo all'interno di una variabile e questa variabile appunto ve la posso mostrare anche così, quindi se faccio print confirmed, mostro il valore,
Ma posso anche utilizzare delle rappresentazioni un po' più, diciamo, significative utilizzando, ad esempio, la funzionalità display in cui gli passo dell'HTML e lui può renderizzare queste variabili, sono le stesse di prima, con appunto una formattazione HTML, ottenendo questo risultato. Quindi vedremo, man mano cominciamo a costruire la nostra dashboard, che già, diciamo, nel momento in cui vogliamo si può refreshare giorno per giorno. Infatti, tra l'altro, Jupyter ha una funzionalità che appunto è restart e run all, quindi mi può fare il run di tutte le cellule contemporaneamente, quindi non c'è bisogno che dovete fare run cella per cella. Detto questo, siamo in leggero ritardo, quindi andrò un attimino più veloce. E il prossimo che vi faccio vedere è praticamente una pivot dei dati per i confermati, i decessi e i ricoveri per paese. Quindi questa pivot ci mostra un attimino una serie di dati. Naturalmente questo codice viene utilizzato, il widget viene utilizzato tutta parte di Interact. Quindi con il mio widget riesco a creare proprio una tabella che è filtrabile. In questo caso appunto è stata filtrata per in modo ascending uguale false, quindi appunto vengono graficati i paesi con i maggior casi confermati e soltanto i primi 10. Se qui vado ad cambiare questo text box, vedete che posso interagire con il mio grafico e lui ne mostra 20, così via. Quindi stiamo costruendo man mano una dashboard che non sarà all'interno di Jupyter, ma sarà poi renderizzata da Voila, perché Voila non ci renderizza tutto Jupyter Notebook, ma soltanto quello che i diversi output che stiamo realizzando man mano. A questo punto vado un attimino un po' più veloce perché vi voglio mostrare altre tipologie di chart che possiamo utilizzare, per esempio i bubble chart. Quindi al di là di una semplice tabella, ok, va bene, però possiamo utilizzare anche dei chart un po' più complessi, in particolar modo i bubble chart, che anche qui mi mostra i paesi con più casi confermati, in particolar modo gli USA, e anche qui posso, modificando appunto questo slide, aumentare il numero di bubble, cioè il numero di paesi che vengono visualizzati, oppure diminuire. A questo punto possiamo anche avere anche dei semplici istogrammi in cui ho per esempio i 10 paesi con il maggior numero di casi all'interno, quindi in un classico grafico a barre. Ecco. Posso avere quindi per decessi. E infine, per numero appunto di casi, per numero di paese, cioè per numero di ricoveri, scusate. L'ultimo, ma non di importanza, è l'utilizzo di Folium. Quindi, ok, ho delle tabelle, o dei grafici a barra, o bubble, o ne troverete tantissimi di grafici, sia lato Seaborn, sia JWidget. Ma qui abbiamo la nostra mappa, dove praticamente adesso creo una mappa che va a leggere dalla tabella appunto dei confermati e mi tirerà fuori per ogni paese il numero appunto, scusate, nella tabella quella dei count, mi tirerà fuori per ogni paese il numero di confermati, il numero di decessi e la death rate, quindi la frequenza di decesso. E in particolar modo questa è una mappa non statica ma dinamica, e quello che vedete appunto sono i diversi marker. Vabbè, adesso diciamo va ottimizzando sicuramente, però cliccando sui diversi marker ho la possibilità appunto di avere cioè di mostrare appunto un pop-up per i diversi paesi e così via. Quindi tutto con veramente 3 click, quindi creo la mappa, che è questa istruzione qui, e con un ciclo for vado a
ciclare tutta la parte di tabelle che abbiamo visto sopra e aggiungere dei marker all'interno della tabella. Ultimo step che vi mostro a questo punto, quindi in particolar modo, diciamo, la dashboard che vi mostro, ops, è questa qui. Quindi è lo stesso file, ragazzi, sì, è un po' più ordinato per il tempo, però diciamo che sostanzialmente questo è il notebook che ho stato appunto su una mia macchina. E questo notebook in buona sostanza appunto realizza appunto tutto quello che abbiamo visto fino adesso. E sulla macchina appunto abbiamo questo indirizzo, che è questo qui, e a questo punto vado di, non so se riuscite a vedere il mio schermo, ma ve lo mostro. Quindi sono in SSH su questa macchina, che è appunto Ubuntu, e vedete, tanto per dimostrarvi, quindi se vado in LS vedo appunto il nome di questo notebook, che è COVID-19, e mi basta semplicemente fare voilà, COVID. Mirko chiede dove sarà disponibile il codice. Lo metto su GitHub. Tranquilli, poi vi do il link sul mio GitHub. Ok, quindi nel momento che cosa ha fatto? Ha preso il Jupyter, l'ha convertito in HTML e dice giustamente, dice, guarda che è in localhost su questa macchina, sulla porta 8866. Naturalmente non andiamo su localhost, ma andiamo su 104.47.145.241.886. In HTTP, giustamente. E vedete che cosa sta facendo? Voilà, sta facendo un'esecuzione, cioè esegue quei passi con le celle che noi abbiamo scritto. Adesso ce ne sono 38 perché stavo facendo alcune prove, però vedete, renderizza la dashboard. Se volete, lancio un messaggio nella chat, così vi scrivo. Mi scompassa la chat. Allora, prova a scendere col puntatore fino proprio in basso allo screen, dovrebbe ricomparire la barra degli strumenti di Zoom. Sì, ops, non riesco a trovarlo in questo momento. Allora, aspetta che ti mando un messaggio così te la faccio illuminare. Ah, ecco, scusami, la chat. Niente. Oh, grazie, sì, si è trovato. Ecco, per chi vuole, insomma, adesso è anche disponibile. Se cliccate qui sopra, diciamo, l'ambiente è piccolo, non so quanti di voi riusciranno a vederla, però vedete che nel momento in cui cliccate, lui esegue questo codice. Quindi ogni giorno che vedete, che cosa succede? Lui va su GitHub dell'università, si scarica il CSV e fa un run di tutti dei possibili, appunto, tutte le possibili celle di Python. In questo caso abbiamo utilizzato Python, ma lì anche qui potremmo inventarci la comunque, aggiungere algoritmi di forecasting, eccetera, eccetera, eccetera. Qui vedete, sì, stavo giocando sulla parte di forecasting, ma non sono riuscito appunto a completarlo. Nei prossimi giorni ci provo. Qui è un grafico appunto, una pivot, anche questo molto interattivo. Possiamo per esempio vedere l'Italia. Vediamo. No, non mi ricordo se era. Oh, sì. Ops, no, Italy. Non mi ricordo mai se era. Ok. Dovrebbe essere. Sì, Italy. E infine, oh, la nostra mappa. Tutto funzionante, tutto interattivo. Potete appunto, avete costruito a tutti gli effetti una dashboard con dei dati che appunto si aggiornano giorno per giorno e potete anche utilizzare anche un database. Nulla vi è utilizzato un CSV, ma potreste appunto utilizzare all'interno, Pandas può benissimo collegarsi a un database SQL. Vedete, è interattivo qui, non è nulla di statico. Come nel notebook, anche qui è tutto interattivo. Ok, detto questo, io ho finito con un minuto di ritardo e se ci sono domande. Allora, sì, come già detto, vi chiedo cortesemente di utilizzare Raise Hand, così non ci accavalliamo. Se chi invece preferisce utilizzare la chat può scriverci in chat. Mi sembra che Luca volesse parlare ora, se non sbaglio, vero?
Sì, esatto. Allora, penso che grazie tutto ad Antonio che ha fatto un'ottima presentazione. Me ne sono un dubbio per quanto riguarda l'utilizzo di Python per lo sviluppo di dashboard piuttosto che di R, che ha comunque Shine, che secondo me offre dal punto di vista anche di infrastruttura qualcosa di più solido, perché poi non ha vincoli di installazione di pacchetti che non sono disponibili sulla piattaforma del vendor, piuttosto che la Vabbè, possibilità no, perché Di poter sviluppare la dashboard in locale e poi, non mi viene la parola in italiano, però per fare poi il deployment sul server. Mi sembra che con Voilà sei obbligato per vedere la dashboard a effettuare un deployment, giusto? O puoi vederla anche prima di fare il deployment? No, non esiste un deployment, cioè non è un vero e proprio deployment. Voilà può essere attivo come processo. Vedi, nel momento in cui, per esempio, adesso Voilà è attivo, qui vedo proprio gente che sta cercando di entrare, infatti vedo che il kernel è andato giù più volte, ma se volessi, io in questo momento, no, faccio finta, no, tolgo la mappa. Faccio così, tolgo la mappa, quindi la mappa non si vede più, faccio salva. E se vado a ricaricare la pagina, Vediamo il prompt dei comandi. Mi sa che non stai proiettando. scusami. Ops, sono su share. Cioè, se qui vado sulla mia dashboard e tolgo i comandi che sono questi, no? Per il folium, quindi non voglio più renderizzare la mappa, no? Quindi tolgo la mappa e faccio salva. Folium automaticamente si aggiorna, cioè non devo interrompere l'SSH, cioè non devo rilanciare lo Folium. Se vado adesso se andate appunto sulla mappa adesso, praticamente sul link che vi ho dato prima, se andate a ricaricarlo vi accorgete che alla fine non c'è più la mappa. Non c'è più la mappa perché l'ho eliminata all'interno del notebook. Cioè non c'è bisogno di un deploy, diciamo che Voilà è in ascolto sempre del file, nel momento in cui cambia anche lui l'HTML. Sì, diciamo che non è il massimo dei processi di renderizzazione, infatti vedete adesso manca la mappa sotto, non c'è più la mappa perché l'ho eliminata. Se la rimetto, faccio salva e ricarico di nuovo Voilà. Lui me la rimette. Quindi sì, diciamo che non è il massimo dal punto di vista della renderizzazione, tra l'altro però diciamo, è completamente customizzabile, Voilà, quindi puoi crearti il tuo template. Ho visto che ci sono template responsible, template material e così via, cioè la puoi completamente customizzare. Questo è, diciamo, poi sì, giustamente dicevi sì, kernel deve essere Python, sì, da questo punto di vista sì. Non so se ci sono altre domande. Allora, vediamo. Io poi vi mando, ragazzi, poi vi manderò via mail, insomma, con la stessa mail che vi ho mandato oggi, vi rimanderò un'email con un OneDrive per le slide Sì, e poi il codice GitHub. ricordo anche che sì. C'è una mano alzata, quindi ve ne parlo dopo. Allora, vediamo un po' chi ha calzato la mano. Rino, giusto? È scomparsa Vedo la right anche hand, giusto? Matteo, vedo. Oh, ok, allora Matteo, vediamo un po', eccolo qua. Vai Matteo. Ciao, grazie per la presentazione. Innanzitutto, avevo un dubbio, forse un po' per mia ignoranza, non sono espertissimo di web. Volevo sapere, adesso Voilà sta fondamentalmente girando, noi stiamo accedendo alla tua macchina, giusto? Dato il tuo indirizzo. Se uno volesse rilasciarlo appunto su un server, potrebbe semplicemente cambiare quell'indirizzo mettendo Sì, quello. no, ma sta su un server, su un cloud, sta su Cloud di Azure, lo installo lì sopra, voilà, proprio per farvelo vedere da vivo, cioè, nel senso, modifico il file e voilà, ve lo rende accessibile appunto a tutti su un server che è un Ubuntu, tra l'altro, insomma, è un server Linux. Cioè, la mia domanda finale era, se tu adesso spegni il computer,
e noi accediamo a quel link, si spegne tutto. Sì, guarda. Okay. Ctrl X, stopping, quindi ho fatto, sono uscito da voilà e... ed è morto. Ok, chiaro. Quindi dovrebbe essere ostato su un server sempre attivo. Sì, 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 okay. Sì, sì, un server, sì. Diciamo, è diciamo, il minimo indispensabile. Però è un processo abbastanza light, e quindi i dati erano tantissimi. Io ho renderizzato dati su voilà, sullo stesso server, stavo renderizzando oggi una grafica di 1 milione di persone, cioè sullo stesso server, insomma, quindi... In pochi secondi ha un rendering abbastanza efficace. Ok, ti ringrazio. Io, grazie a te. Ok, grazie a te Matteo. Volevo ricordare, mentre aspettiamo magari qualcun altro che raccoglie le idee per un'ultima domanda, che il meetup è registrato, quindi lo troverete online, postato sulla nostra tech community di Facebook. Poi se vuoi Antimo possiamo inviarlo anche via mail il link a tutti gli iscritti. Vediamo, ci sono altre domande? Mi sembra di no, credo che tu sia stato molto molto chiaro. Sì, lascio attivo il link per chi vuole insomma giocarci ancora con la dashboard, dove insomma lo lascio attivo. Ok, va bene. Allora, vedo che non ci sono altre domande. Vi do appuntamento allora ai prossimi meetup in programma che potete consultare sulla piattaforma community di CodeMotion o direttamente su Events. Vi invito di nuovo a seguire i nostri canali Facebook, il Telegram e il Dev Calendar per conoscere appunto gli appuntamenti in programma. Con Antimo spero di rivederci prossimamente, già da maggio abbiamo delle date disponibili per realizzare un nuovo meetup online, quindi scrivetegli e chiedete una seconda edizione, proponete argomenti, così possiamo realizzare subito un nuovo meetup online. Grazie mille Antimo, grazie a tutta la community, figurati. Vi auguro un'ottima serata, buona cena e il meglio per tutto quello che il periodo può offrirci. Grazie. Grazie a tutti. Stanno arrivando tanti saluti, quindi prima di chiudere mi rileggo. Grazie, buona serata, ciao a tutti, grazie. Ok, alla prossima, ciao Antimo.